In vista dell'esordio in Team Cup previsto per il prossimo 9 agosto, altre due amichevoli caratterizzeranno il ritiro estivo del Crotone di Mister Juric. I rossoblu saranno impegnati oggi alle ore 17 contro lo Scalea, squadra che milita nel campionato di eccellenza del presidente Giancarlo Formica, mentre il giorno successivo, ovvero sia domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 17:30 affronteranno la Vibonese Calcio, che milita nel campionato di Serie D del presidente Giuseppe Caffo per il nono Memorial Filippo e Pietro Parrilla. Entrambe le gare si disputeranno sul campo La Fattoria di Moccone. Due test sicuramente più attendibili rispetto alle precedenti amichevoli, ma sempre senza voler assolutamente sminuire gli avversari di turno, poco formativi in vista del primo impegno ufficiale di domenica prossima, che vale un bel pezzo di San Siro. E sì, perché al di là del fatto che è sempre importante vincere in questa circostanza, andare il più lontano possibile in Coppa Italia, l'idea di giocare nel Tempio del Calcio, la Scala per antonomasia, contro una formazione del calibro del Milan, vera regina del mercato, in prospettiva candidata a far bene e sulla strada giusta per tornare ad essere grandi in Europa e nel mondo, diventa il classico sogno che si avvera. Potrebbero essere le prove generali per un futuro utopico, ma mai da escludere. Forse stiamo viaggiando molto in alto, ma non meno di qualche decennio fa, tutto ciò per chiunque di noi non era minimamente ipotizzabile. E adesso testa Crotone per fare bene anche là. Sì, adesso penseranno, penso, a riposare questi due giorni, perché veniamo da 20 giorni molto tirati e da mercoledì penseremo anche alla partita di Crotone, come ho detto poc'anzi, perché noi andremo lì non per fare un amichevole, ma per cercare di vincere la partita come tutte quelle che affronteremo. Ancora una prova generale in vista degli Europei 2016 di vela, con l'appuntamento del campionato italiano Optimist di scena lo scorso fine settimana nello splendido scenario del mare crotonese. Giorni stupendi che hanno accolto di tantissimi ospiti provenienti da tutta l'Italia. Dobbiamo esserne ancora soddisfatti. Eh sì, è stata veramente una regata magnifica, due giorni di venti da sud, un giorno oggi di spettacolare vento da nord. Abbiamo dei filmati, delle immagini meravigliose che restituiscono la bellezza di questo golfo quando si offre a tutta l'Italia e si prepara ad offrirsi a tutta l'Europa. E poi la ciliegina sulla torta, la Coppa Icaro l'ha vinto il Club Velico Crotone. Ti stavo chiedendo proprio questo, il risultato dei nostri. La Coppa Icaro l'ha vinta il Club Velico Crotone con il suo atleta di punta, con Demetrio Sposato, ma abbiamo vinto anche il titolo femminile juniores con Gaia Verri, abbiamo vinto il titolo... Figlia di? È la figlia di questo club. E poi il titolo femminile cadetti con Beatrice Sposato, davvero una vittoria anche sportiva di Crotone, a dimostrazione che non siamo solo il circolo organizzatore, non siamo soltanto un luogo fisico, ma siamo una fucina di grandi atleti. Siamo una squadra, siamo una scuola, e questo è molto importante. Parliamo prima con Alessio, permettimi Claudio, perché è l'allenatore giusto di queste signorine e di quel signorino che oggi hanno regalato a Crotone un grandissimo successo. Sì, sì. Anche a merito tuo, naturalmente. Sì, un grande successo, tutti e tre si sono riconfermati, ultimamente sono andati discretamente bene tutte le regate. Speriamo bene per le prossime. Demetrio, il prossimo appuntamento importante è il mondiale, poi ci sono i campionati italiani per tutti e tre. Non è facile lavorare con loro, però le soddisfazioni quando arrivano ti ripagano. Sì, è il duro lavoro di ogni volta che si fa l'allenamento, i ragazzi si impegnano molto e quindi è una soddisfazione per tutta la squadra. Senza nessuna polemica, la stessa domanda anche per Alessio, è la prima volta che ottieni risultati così importanti con i tuoi allievi? Sì, 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 è la prima volta, sono da poco adesso come istruttore al Club Velico. Grazie, invece per te non è la prima volta? No, non è la prima volta, sì. Complimenti. E speriamo non sia l'ultima. Ce lo auguriamo di tutto cuore, perché hai vinto ed è giusto che tu renda partecipe anche i crotonesi del tuo successo. Sì, però non mi piace parlare. Lo so che non ti piace parlare, ma dimmi come sei arrivata a conquistare questo importante trofeo. Con molto allenamento e grazie anche a loro, ai nostri allenatori.
Questo cosa ti consentirà di fare? Essere prima femmina. Cosa? Essere prima femmina. Per le prossime avventure? Niente. Niente? Complimenti. Grazie. Quanti anni hai tu? 11. 11. E anche tu sei la prima nella tua categoria delle donne, giusto? Sì. Hai combattuto con donne di tutta Italia. Sì. E cosa ne pensi? Che sono contenta di quello che ho fatto, anche se potevo fare un po' meglio. Vabbè, sei arrivata prima, che cosa dovevi fare di più? Fammi capire. Però in generale quarta. Però bravissima. Allora, Demetrio, è importantissimo perché tu, lo abbiamo ascoltato anche dal tuo allenatore, oltre ai mondiali che hai regalato a Crotone e a tutta la Calabria sportiva, hai regalato anche questo importantissimo giorno. Sì, primo giorno ho fatto qualche errorino, comunque oggi ho recuperato. Mi è servito l'allenamento per perfezionarmi in vista del mondiale. Adesso l'obiettivo sarà fare bene lì, speriamo bene. Ricordaci quando ci saranno i mondiali? Dal 25 agosto al 5 settembre.